Turno favorevole per il Campobasso che sbanca il campo degli Ulivi di Andria con Tengo Rang, subentrato a Bontà nella ripresa e compie un passo importante verso la salvezza diretta. L'ultimo successo dei rossoblù, datato 19 dicembre a Potenza, è firmato da Candellori. Michele di Cairano della sezione di Ariano Irpino, il fischietto chiamato a dirigere il delicato incontro tra gli azzurri di casa e i lupi in completo bianco. Mister Cudini ripropone tra i pali Zamarion e sul fronte offensivo l'albanese Mercai nel tridente accanto a Emausso e Liguori. A metà campo Persia che agisce in mezzo a Capitan Bontà e Candellori. 3-5-2 con Bubas e Di Piazza gli arieti del tecnico Ciro Ginestra. Più Fidelis che capobasso nei primi 45 minuti di gioco. Ma a portare il primo a fondo sono gli ospiti con Emmausso che chiama la parata Saracco. I padroni di casa sono pericolosi con l'attaccante Di Piazza al minuto 36 con un tiro a giro che finisce la sua corsa sul palo. Dopo 45 minuti si rientra negli spogliatoi sul risultato di partenza. Secondo tempo i molisani sono più sciolti e ariosi e prendono il controllo delle manovre. La punizione di Emmausso si stampa sul palo alla destra del portiere Saracco. Una manciata di minuti più tardi ci pensa ancora l'ottimo numero 10. Per evitare guai peggiori, l'estremo difensore di casa è costretto agli straordinari. Tulli per Bortoletti nei locali per la scossa richiesta dalla panchina andriese. Tenko Rang e Di Francesco fanno il loro ingresso nei molisani per Bontà e Liguori. La Fidelis non trova gli spazi per una manovra avvolgente se non al minuto 29. Messina carica a pallettoni il destro a volo, ma da ottima posizione non trova la porta, trema Zamarion. Il campobasso si rimette subito in carreggiata e dal destro a giro del difensore esterno Sbardella, Tenko Rang anticipa a centro area il diretto controllore e fulmina di testa all'angolo più lontano Saracco per lo 0-1. Quando siamo giunti al 32esimo, i pugliesi si buttano a testa bassa da qui in avanti, ma Zamarion non correrà più pericoli. In pieno recupero, Anzi è Di Francesco che si ripresenta da solo ai limiti dell'area avversaria, ma sbaglia l'ultimo controllo e fallisce in contropiede il facile raddoppio. Poco male, arriva al quarto minuto di recupero il triplice fischio finale dell'arbitro avellinese. Sprofonda l'Andria dinanzi ai propri sostenitori. Il Campobasso si prende i 3 punti con merito, grazie ad una partita coraggiosa e senza sbavature. È festa nella curva ospite tra i 100 tifosi rossoblù giunti dal capoluogo molisano. Mercoledì alle 18 si viaggia ancora in Puglia, questa volta allo stadio Erasmo Jacobone di Taranto.